Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Il silenzio ha senso. È l'approfondimento alla nostra tematica, il webinar appunto di approfondimento che conclude tutti gli incontri online su questa tematica. Sono Paola Pirani di Formez PA e vi do il benvenuto, come do il benvenuto ai nostri relatori di oggi, Riccardo Rocca Salva e Mariangela Benedetti, che sono esperti di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Gli eventi online sulla tematica del silenzio ha senso fanno parte, hanno chiuso il secondo ciclo del programma Dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione, affiancamento a distanza dell'amministrazione sulla ripresa delle attività produttive dopo questa emergenza sanitaria. Ed è un'attività del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporta all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma si rivolge a tutte le amministrazioni che sono coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa perché vuole fornire strumenti utili per dare tempestive risposte alle imprese che riapriranno dopo questo periodo così difficile o che avvieranno ex novo le loro attività. Le tematiche che sono state trattate, che stanno continuando ad essere trattate in questo nostro progetto, sono state la conferenza di servizi semplificata che ha aperto il ciclo, il silenzio ha senso, quella di oggi, e poi già iniziata l'autorizzazione unica ambientale e nei prossimi giorni il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Come funziona questo nostro progetto, questo nostro nuovo programma? C'è un webinar introduttivo. Poi viene costituito un gruppo di lavoro interattivo per poter approfondire dei casi concreti sulla tematica trattata e alla fine un webinar di approfondimento sui risultati del gruppo di lavoro. Nel nostro gruppo di lavoro sul silenzio assenso abbiamo avuto il supporto di Assunta De Luca che lavora alla provincia di Pesaro, Pesaro Treviso, sulla di Treviso, scusate, c'è stato un refuso sulla valutazione dell'impatto ambientale ed è responsabile del procedimento. E Gianluca Muso del comune di Olbia, fa parte del SUAPE, funzionario capo ufficio autorizzazione e emissioni in atmosfera. Il gruppo si è riunito il 3 giugno e oggi parleremo con i relatori dei risultati dell'approfondimento dei casi concreti che sono stati portati. Nell'ambito del nostro progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, fino al dicembre del 2019 ci sono state tantissime attività di formazione in presenza a distanza, ben 95 eventi, con la partecipazione di più di 18.000 partecipanti e il coinvolgimento di più di 1.800 amministrazioni. Si sono costituiti ben 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. Lavoro di help desk e affiancamento on the job. Sono state realizzate poi ben 12 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione. E infine è nata la nostra comunità di pratica, rete di esperti italiasemplice.gov.it. Queste sono state tutte le diverse tematiche che abbiamo trattato nelle nostre attività di formazione, webinar e seminari. Abbiamo parlato dalla conferenza di servizi, siamo passati al SUAP e SUE, all'emergenza Covid e il ruolo del SUAP in questa emergenza, la notifica sanitaria, la semplificazione per le imprese, autorizzazioni di imprese funebri, digitalizzazione. Dunque sono state veramente tante le tematiche. Come fate per prendere tutto il materiale e le registrazioni? Basta andare sul noto di eventi PA 17455, avete l'elenco di tutte le nostre attività di formazione in presenza e online, potete cliccare su l'evento, sul webinar di vostro interesse, vi rimanda alla pagina di eventi PA dove potete scaricare sia le slide utilizzate dai nostri relatori che la registrazione all'evento. Andiamo velocemente all'incontro di oggi che è rivolto principalmente al personale coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e a tutti coloro che sono interessati alla materia trattata. Dopo questa accoglienza ci sarà l'approfondimento curato dei casi, curato da Riccardo Rocca Salva e Mariangela Benedetti, per poi rispondere sempre nella seconda e ultima parte del webinar alle vostre domande. La chat, mi raccomando, nella chat sono io che vi do tutto il supporto per le vostre domande, ma anche supporto di problemi tecnici o informazioni sui nostri eventi. E ricordo a tutti
che la registrazione e le slide di questo evento ce le potete trovare dalla serata di oggi sul nodo 220090, che è la stessa pagina di eventi nella quale vi siete iscritti. Prima di lasciarvi, vi ricordo che l'attestazione di iscrizione viene rilasciata solamente a coloro che sono iscritti all'evento e che partecipano per almeno il 20% del tempo. Vi richiedo di pazientare perché attualmente in aula sarete oggi intorno alle 1.000 persone e per scaricare log e attestare ci vuole qualche giorno. Dunque, se entro oggi non trovate l'attestazione, dovete dare tempo al nostro staff di poter effettuare queste procedure. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi per la partecipazione e passare la parola prima a Riccardo e poi a Maria. Buongiorno a tutti. Allora, come diceva Paola, tratteremo adesso in primis i casi presentati nell'approfondimento che abbiamo svolto qualche giorno fa. Quindi un approfondimento chiesto dal comune, dal SUAP, in particolare del comune di Olbia, e un altro dalla provincia di Treviso, mi sembra. Io specificamente tratterò il caso appunto richiesto dal SUAP di Olbia, più alcuni casi che ci sembravano tra i più interessanti rispetto a quelli chiesti nel primo webinar, quello che abbiamo fatto il 25 maggio. Allora, fondamentalmente, qualcuno di voi l'avrà anche letto sul sito di Eventi PA, il quesito di Olbia, del SUAP di Olbia, riguarda il funzionamento della conferenza dei servizi decisoria e la previsione del silenzio assenso, quindi la possibilità di applicare il silenzio assenso anche per gli interessi sensibili. Quindi chiedevano poi specificazioni del rapporto tra l'articolo 14 ter, quello sulla appunto la conferenza contestuale, e l'articolo 20 della legge 241, cioè il silenzio assenso cosiddetto provvedimentale, il ruolo del SUAPE. In Sardegna, come sapete, c'è il SUAP, quindi Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, ma stesso discorso vale naturalmente nel resto d'Italia per il SUAP. Quindi il ruolo del SUAP come ufficio dell'amministrazione procedente, qual è invece il ruolo, quindi il rapporto tra il ruolo del SUAP e il ruolo delle amministrazioni competenti preposte alla cura degli interessi sensibili. E poi ci si chiedeva di soffermarci sulle criticità in caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, proprio criticità manifestate in sede di conferenza. Allora, per andare nel pratico, i quesiti erano due. Il primo fondamentalmente era: cosa succede se nel caso di conferenza semplificata o di conferenza simultanea, il discorso non cambia da questo punto di vista, non viene rilasciato il parere, come sappiamo tutti, vincolante, ai sensi dell'articolo 146 del codice, cosiddetto codice urbano, il codice del paesaggio, da parte della sovrintendenza. Quindi cosa succede se non c'è il previo parere perché come sapete l'autorità preposta, che sia la regione o l'ente delegato, in questo caso nella Sardegna è il comune, poi in genere si chiamano ufficio tutela del paesaggio, ufficio paesaggio, insomma i nomi sono i più vari, ma diciamo per semplicità ufficio tutela del paesaggio. Quindi l'ente delegato è pronto a trasmettere al SUAP, o in questo caso al SUAP, il parere. Non c'è però il previo rilascio del parere vincolante da parte della sovrintendenza. In questi casi, come abbiamo detto anche nel corso del primo webinar, quello del 25 maggio, l'ente delegato comunque trasmette al SUAPE il parere di sua competenza, se siamo in sede di conferenza semplificata. Se siamo invece in caso di conferenza simultanea, quindi in presenza, svolta in forma sincrona, il rappresentante, in questo caso del comune, esprime la propria determinazione mettendola a verbale. Dico rappresentante perché ricordiamoci che l'articolo 14 ter, anche se non viene applicato da tutte le amministrazioni, prevede che ciascun ente si esprima attraverso un rappresentante unico, quindi questo dovrebbe valere anche per il comune. Quindi diciamo, il rappresentante del comune esprime in sede di conferenza dei servizi la propria determinazione mettendola a verbale. Quindi quando si farà il verbale finale su cui il responsabile del procedimento, quindi in questo caso il responsabile del SUAP o del SUAP, il responsabile del procedimento, quindi deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse,
è chiaro che tra le posizioni dovrà valutare il parere espresso dall'ufficio tutela del paesaggio o come altrimenti si chiama. Ma che succede appunto se la sovrintendenza non si esprime? In questo caso, come abbiamo detto già nel primo webinar del 27 maggio, come abbiamo ribadito anche in quello successivo di approfondimento con il SUAP di Olbia, il parere si considera acquisito favorevolmente senza condizioni. Questo non lo dice intanto l'articolo, come dire, 14 ter e anche lo stesso articolo 14 bis per quanto riguarda gli aspetti di quali sono i pareri che sono suscettibili di applicazione del silenzio assenso. Ma lo stesso MIBACT, lo stesso Ministero dei Beni, le Attività Culturali e il Turismo, con quella nota che abbiamo già commentato nel primo webinar, la nota protocollo 21.892 del 20 luglio 2016, già ne prendeva atto, non che ce ne fosse bisogno, ma è importante che appunto lo stesso Ministero, da cui dipendono funzionalmente come articolazioni territoriali le sovrintendenze, tranne che in alcuni casi come appunto la Sardegna o la Sicilia, dove ci sono sovrintendenze regionali, ma ad ogni modo il MIBACT dà le indicazioni, il MIBACT stesso prende atto del fatto che se non viene espresso il parere da parte della sovrintendenza, naturalmente è pacifico che si tratti di parere favorevole senza condizioni, almeno quando la domanda fondamentale sia relativa al rilascio di un'autorizzazione. Altro è invece, non è questo il caso, perché il comune nel caso del SUAP di Olbia era un'attività produttiva dove appunto doveva essere rilasciata un'autorizzazione. Se invece io chiedo una concessione di suolo oppure una concessione di un immobile, lì appunto è materia concessoria, non è materia autorizzatoria, quindi come ha specificato anche la giurisprudenza e come lo stesso MIBACT ha riaffermato in questa pronuncia, lì non si applica il silenzio assenso perché è proprio la materia concessoria che è diversa da quella autorizzatoria. Qua siamo in materia autorizzatoria, per cui sicuramente, in campo autorizzatorio, quindi sicuramente si applica il parere favorevole senza condizioni. Che cosa succede? Questo è il primo quesito. Il secondo quesito, una seconda casistica rappresentata dal SUAP del comune di Olbia. Siamo in conferenza semplificata, quindi articolo 14 bis. Si sono espresse invece in quest'altro caso sia la sovrintendenza sia il comune, l'ufficio tutela del paesaggio, hanno espresso parere negativo, però cosiddetto costruttivo. Cioè entrambi gli enti hanno indicato quali erano quegli accorgimenti, quelle soluzioni tecniche, architettoniche e quant'altro, adottate le quali il parere poteva diventare favorevole, quindi un parere classico parere negativo costruttivo. Che cosa ha fatto il SUAP a questo punto? Applicando correttamente l'articolo 14 bis, comma 6 della legge 241, a questo punto che cosa ha fatto? Ha indetto la riunione, quindi ha convocato, meglio e più tecnicamente, ha convocato la riunione della conferenza in modalità questa volta sincrona, ai sensi del 14 ter. Perché correttamente? Perché, come abbiamo già detto, soprattutto nei webinar, io e la mia collega Mariangela Benedetti, come abbiamo già detto più volte, quando ho un parere negativo, facciamo giusto questo breve ripasso perché è sempre utile riaffermarlo, quando ho un parere negativo cosiddetto tombale, quindi non ci sono alternative, cioè c'è una radicale contrarietà allo strumento paesaggistico, allo strumento urbanistico, quello che sia. Allora a questo punto il parere è negativo, il responsabile del procedimento ne prende atto e fa una prima, se vi ricordate, una prima determinazione di conclusione negativa della conferenza, che però come sapete vale come comunicazione di motivi ostativi, quindi non metterò subito la clausola avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni, perché devo dare tempo all'interessato di controdedurre, quindi in qualche modo di entrare nel procedimento, perché soltanto entrando nel procedimento viene sancito quello che è un principio cardine della 241, cioè il principio del giusto procedimento, quindi il procedimento è giusto se ho dato modo all'interessato di esprimersi almeno una volta, altrimenti tutto sarebbe inficiato da questo vizio.
quindi non ho ascoltato il punto di vista del privato e quindi il provvedimento susseguente sarebbe viziato. Quindi prima determinazione conclusiva della conferenza, però questo vale soltanto nel caso in cui il parere è negativo da un punto di vista proprio tombale, cioè radicalmente contrario. Se invece, naturalmente, con tutti i crismi di legittimità previsti dallo stesso articolo 14 bis, quindi motivato, deve indicare se ci sono, oltre che se possibile costruttivo, indicare le soluzioni laddove possibile, deve essere conferente rispetto all'oggetto della materia, quindi non deve soffermarsi su aspetti non richiesti dall'interessato, eccetera, eccetera. Quindi a queste condizioni il parere si considera legittimamente dato, negativo. E si procederà in questo modo. L'altro opposto invece ho tutti i pareri favorevoli, quindi incondizionati per silenzio assenso, oppure pareri proprio favorevoli espressi in conferenza. In quel caso il responsabile del procedimento effettuerà una determinazione conclusiva favorevole del procedimento. In mezzo ci sono questi casi, questa zona grigia. Che cosa fa il responsabile del procedimento? Quindi ho pareri favorevoli, ma con prescrizioni tali che potrebbero addirittura, a giudizio sempre del responsabile del procedimento, sembrano determinare un cambiamento sostanziale nella progettazione. Quindi ti faccio tante di quelle richieste, tante di quelle prescrizioni che sembra in sede di rilascio del permesso di costruire o di prevenzione incendi o dal punto di vista paesaggistico e quant'altro, ti faccio delle prescrizioni che sembrano proprio comportare una modifica sostanziale del progetto. Oppure all'opposto, come nel caso che qui ci occupa, abbiamo la sovrintendenza e il comune che hanno giustamente, legittimamente, hanno detto no, però indicando quali erano le soluzioni alternative. In questo caso, appunto, l'ufficio responsabile, il suo, appena la fattispecie, correttamente ha applicato il comma 6 e quindi ha detto non ci sono possibilità naturalmente di continuare in maniera efficace, favorevole alla conferenza semplificata, convoco nella data previamente indicata nell'atto di indizione la conferenza in modalità asincrona. Qual è il problema? Fino a qua, direte voi, non c'è problema. Il problema è che poi nella successiva fase, nella fase simultanea, quindi quando si è trattato di andare fisicamente nel luogo indicato dall'ufficio precedente, dal SUAP in questo caso, sovrintendenza e eventualmente anche il comune naturalmente ufficio tutela del paesaggio, non sua, non si presentano. Va bene? Ora il discorso è, la domanda è, possono eccepire questi uffici la circostanza di avere comunque già rilasciato il parere di rispettiva competenza in fase di conferenza semplificata? Cioè questi uffici hanno detto, non sono andati, ma hanno detto guarda, caro SUAP, io comunque mi rifaccio integralmente al parere che già ti ho espresso. Però questo contraddice con tutto quello che abbiamo detto finora. Nel momento in cui io esprimo delle, faccio delle, do un parere negativo, però dico quali sono le condizioni tecniche, progettuali e quant'altro, affinché quel parere da negativo possa diventare un domani favorevole, naturalmente poi devo accettare di andare in conferenza contestuale, guardare, vedere simultaneamente, sincronicamente rispetto agli altri colleghi il progetto ed esprimermi su quello. Altrimenti non ha senso neanche fare prescrizioni, altrimenti è come dire ripresenta la domanda in una futura conferenza dei servizi, se fai così, allora questa cosa si potrà fare. Ma non è questa la logica e soprattutto lo spirito di quello che c'è scritto nell'articolo 14 bis e poi nell'articolo 14 ter. A maggior ragione, se do delle prescrizioni, devo andare in conferenza contestuale per andare a vedere se e come e in che misura quelle prescrizioni, quegli accorgimenti richiesti sono stati attuati. E questo lo si fa, come dire, sincronicamente insieme a tutti gli altri colleghi delle altre pubbliche amministrazioni. Quindi vale per quello che abbiamo detto finora il principio sancito dall'articolo 14 del comma 7, ve l'ho riportato virgolettato perché è proprio testuale. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni. Questo principio, come è scritto nella slide, non ammette eccezioni, neanche se le
Quindi il SUAP dovrà dichiarare, acquisito in questo caso, il parere favorevole senza condizioni, ahimè, dei due enti. Perché poi ricordiamoci sempre che il SUAP in questo caso, ma tutti gli uffici precedenti, che siano il SUAP, il SUE, il Quartiere Unico per l'Edilizia, eccetera, si trovano sempre, come sappiamo, tra l'incudine e il martello, no? Tra l'esigenza di contemperare le esigenze degli enti invitati, ma soprattutto l'esigenza, direi, prioritaria, di assicurare il giusto procedimento all'interessato. Quindi la norma dice che in caso di mancata espressione del parere, la conferenza vada chiusa, o almeno per la parte relativa a questi pareri, vada chiusa favorevolmente. Poi è chiaro, se ci sono altri pareri negativi che il responsabile del procedimento consideri prevalenti rispetto ai primi, è chiaro che la conferenza si concluderà comunque con esito negativo, sempre dopo aver acquisito in maniera favorevole e senza condizione il parere di quegli enti che non si siano presentati e che non abbiano espresso le proprie posizioni in sede di conferenza dei servizi. Come vi dicevo, oltre al quesito posto dal SUAP del Comune di Olbia, abbiamo ritenuto opportuno in sede di webinar illustrarvi altri quesiti che ci sono stati posti nel primo webinar del 25 maggio, a cui abbiamo provato a dare una sommaria risposta io e la dottoressa Benedetti nei quesiti, però appunto sono più interessanti e quindi magari ne possiamo parlare in maniera un po' più diffusa quest'oggi. Allora, il primo quesito che ci è stato posto appunto il 25 maggio è relativo ai pareri in campo ambientale. Qua ci ricolleghiamo anche al quesito del parere di Olbia, cioè si dice pareri in campo, ambien pareri in cam in campo ambientale, anche per questi si deve applicare il silenzio assenso. Nella precedente normativa per questi pareri era escluso. Allora, noi questo argomento l'abbiamo trattato io e la dottoressa Benedetti sia nella conferenza dei servizi, sia in maniera, come dire, incidentale, ma neanche tanto, commentando l'articolo 17 bis della legge 241. Il discrimine, come abbiamo detto più di una volta, tra se si applica o meno il silenzio assenso non deriva dalla tipologia di interesse tutelato, non è più un discorso di interesse sensibile. Se voi andate a leggere sia l'articolo 17 bis che gli articoli 14, il 17 bis è sul silenzio assenso cosiddetto procedimentale, no? Con i rapporti tra enti pubblici, di cui abbiamo parlato appunto nel primo webinar. Sia anche negli articoli 14 bis e 14 ter, dedicati rispettivamente alla conferenza dei servizi semplificati e a quella in forma simultanea, il discrimine è dato se ho un interesse sensibile, mi vengono, diciamo così, triplicati i termini che ho a disposizione per esprimere il mio parere. Quindi, sia in un caso che nell'altro, non avrò 30, anzi, nel caso del 17 bis viene triplicato, quindi non ho 30 ma 90 giorni. Nel caso della conferenza dei servizi viene raddoppiato, non ho 45 ma 90 giorni. Naturalmente, sempre fatti salvi eventuali termini inferiori o più lunghi previsti da norme di settore o da regolamenti governativi. Quindi, se non ci sono norme che dispongano diversamente, i termini sono di 90 giorni per gli enti sensibili, sia nel caso del 17 bis, quindi silenzio assenso, sia nel caso della conferenza dei servizi. Ma questo è quanto ha previsto il legislatore con la riforma Madia a garanzia degli enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale. E basta, ci si ferma qui. Il silenzio assenso invece si blocca proprio come istituto, quindi viene disapplicato, quindi parliamo del silenzio assenso procedimentale, nel caso in cui la necessità di un provvedimento espresso è previsto come obbligatorio da disposizioni del diritto dell'Unione Europea. Quindi, sempre rimanendo al campo ambientale, soltanto nei casi in cui ci sia una direttiva comunitaria che lo preveda proprio tassativamente come necessario, assolutamente obbligatorio. Abbiamo fatto l'esempio appunto del caso dell'autorizzazione ordinaria all'idrosfera, dove c'è una direttiva che appunto lo prevede testualmente. Abbiamo detto anche, in questi casi, sicuramente nel caso dell'articolo 269 del codice dell'ambiente, sicuramente non si applica il silenzio assenso, così come andando in un campo diverso dall'aspetto ambientale,
Nel caso del riconoscimento di stabilimenti alimentari, che sono quegli stabilimenti che hanno una complessità, un ciclo produttivo diverso e più complesso rispetto agli stabilimenti che sono semplicemente soggetti a notifica alimentare, ci sono due regolamenti, in particolare l'853 e anche l'854, i regolamenti comunitari del 2004, che prevedono tassativamente il rilascio dell'autorizzazione, che verrà rilasciata in questo caso dall'autorità sanitaria competente per territorio. Tornando al campo ambientale, invece, ci sono altri aspetti, come per esempio, che sono dubbi, sono in una zona di confine, ne abbiamo parlato già diffusamente nel corso di altri webinar, ma nel caso degli scarichi idrici, di cui agli articoli 124 e seguenti del codice dell'ambiente, dove la normativa è ancora quella, la direttiva comunitaria del 1991, modificata più volte, ma è sempre quella, dove non è chiaro. Secondo, alcuni la interpretano, alcune, anche per esempio in campo agua, alcune la interpretano come una direttiva che impone l'obbligo di rilasciare un'autorizzazione e quindi la escludono dal silenzio assenso, altre al converso no. Quindi lì il discorso è più complesso. Però il principio è questo: quindi se c'è una norma del diritto dell'Unione Europea che lo preveda, allora non si applica il silenzio assenso. In questo caso. Quindi naturalmente la conferenza, l'abbiamo detto anche nei webinar dedicati alla conferenza dei servizi, non può chiudersi col silenzio assenso, questo è un aspetto che dobbiamo sempre ricordarci, il silenzio assenso può operare all'interno della conferenza per acquisire laddove previsto dei pareri, ma non può la conferenza stessa chiudersi senza una determinazione conclusiva in senso positivo, favorevole o negativo. Rispetto al progetto, all'intervento presentato. Quindi in questo caso non si può fare altro che eventualmente diffidare e mettere in mora l'amministrazione inadempiente prospettando appunto tutte le problematiche connesse in caso di risarcimento danni da ritardo e quant'altro, ma il responsabile del procedimento in questi casi tassativi non può chiudere il procedimento. Ancora ci è stato chiesto qual era la correlazione tra il silenzio assenso in questione, parliamo del silenzio assenso procedimentale, quindi quello dell'articolo 17 bis, non quello dell'articolo 20, che lo ricordo brevemente, l'articolo 17 bis è il silenzio assenso procedimentale, quello che riguarda i rapporti tra enti pubblici, laddove invece l'articolo 20, che è coevo proprio all'entrata in vigore della 241, cioè sta nel testo originario della legge, anche se è riformulato più volte, ma comunque è rimasto quello. È il silenzio assenso cosiddetto provvedimentale, cioè stabilisce i casi in cui la domanda del privato alla pubblica amministrazione si considera sentita decorso un determinato periodo previsto dalla legge. Quello è provvedimentale. Noi oggi qua ci occupiamo invece del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Quindi qual è la correlazione tra il silenzio assenso procedimentale, di cui è l'articolo 17 bis, e la conferenza dei servizi? Come ha chiarito il Consiglio di Stato nel parere espresso a luglio, proprio sullo schema di provvedimento proposto dal governo, quindi aderendo in qualche modo alla ricostruzione interpretativa fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'articolo 17 bis della 241 si applica nei casi in cui l'ente debba acquisire l'assenso di una sola altra amministrazione. Perché vi ricordate, ne abbiamo parlato, l'articolo 14 in particolare stabilisce quando devo acquisire invece atti di assenso da parte di più amministrazioni, allora quindi quando c'è la duplicità di enti, lì scatta l'obbligo di indire ed eventualmente convocare la conferenza dei servizi. Quindi quando devono essere acquisiti più atti di assenso da parte di enti diversi, troverà applicazione la disciplina della conferenza dei servizi prevista dagli articoli da 14 a 14 in questo della 241. Quindi se devo chiedere soltanto un parere a un altro ente, allora lo potrò chiedere ai sensi del secondo non ci sarà bisogno di convocare o indire la conferenza. Se invece c'è la duplicità, allora indico ed eventualmente convoco la conferenza dei servizi. Infine, un ultimo parere, che ci è stato una richiesta di parere che ci è stata posta con un quesito sempre nel corso del webinar del 25 maggio. Abbiamo detto, commentando l'articolo 17 bis, che qual è la differenza fondamentale tra l'articolo 17 bis e, per esempio, gli articoli 16 e 17, che si riferiscono soprattutto all'articolo 16, la richiesta di parere classica prevista fin dalla
dall'entrata in vigore della 241, ebbene, quella è la conferenza, quello è il parere cosiddetto facoltativo, che si colloca in una fase istruttoria, come ricostruisce anche il Consiglio di Stato. Qua invece, articolo 17 bis, siamo già in una fase decisoria. Ecco perché, perché ci troviamo già in una fase decisoria, devo allegare alla richiesta di parere lo schema di provvedimento. Quindi devo dire all'amministrazione di cui chiedo il parere. Può essere tipicamente anche la sovrintendenza, se ci troviamo in ambito fuori conferenza dei servizi, lo schema di provvedimento. Quindi in questo caso potrà essere nella fattispecie lo schema di autorizzazione paesaggistica. Ci chiede un partecipante al webinar del 25 maggio, nel caso di AWA, quindi un procedimento di autorizzazione unica ambientale, dove c'è autorizzazione allo scarico, che è di competenza di un soggetto diverso dall'autorità competente, lo schema del provvedimento può o deve contenere prescrizioni già indicate dal gestore del servizio idrico integrato? Quindi io devo anche mettere, in qualche modo devo anticipare le prescrizioni dell'altro ente pubblico? Oppure l'apposizione di prescrizioni è di stretta competenza del soggetto a cui spetta l'autorizzazione allo scarico che poi confluirà nell'AWA? Beh, sicuramente dobbiamo riaffermare un principio. Tutti questi istituti di semplificazione, a cominciare dal SUAP, passando per il SUE, al silenzio assenso, procedimentale, alla conferenza dei servizi, nessuno di questi istituti, come ci ricorda una famosa sentenza della Corte Costituzionale, la numero 276 del 2002, che è stata proprio una, come dire, una pietra miliare in questo percorso, nessuno di questi istituti determina uno spostamento sostanziale di competenze. Poi ci muoviamo sempre nell'ambito di istituti che nell'interesse del privato postulano che cosa? Una serie di sbarramenti. Quindi, se non mi rispondi entro una certa data, io vado avanti, unicità del procedimento e quant'altro. Ma io non mi sostituisco mai alle competenze di un altro soggetto. Io per esempio, in caso di conferenza dei servizi, ma anche di 17 bis, mi limito ad acquisire eventualmente il parere favorevole senza condizioni, ma per silenzio assenso. Non è che mi ritengo poi libero io di apporre prescrizioni, ci mancherebbe altro, di altri enti. È come se avessi acquisito, faccio finta di fatto, di acquisire un parere favorevole dove non ci sono condizioni, dove l'altro ente mi dice sì, va bene, e non ti pongo neanche una condizione. Ma non è che mi metto io a porre condizioni che esulano, che travalicano dal mio campo di applicazione. Quindi, appunto, la risposta che diamo in questa slide, se le eventuali prescrizioni non sono di competenza dell'ente precedente, in questo caso per esempio dell'autorità competente o del SUAP, ma non occorre che vengano inserite da quest'ultimo. Dovrà provvedere l'amministrazione a cui è stato chiesto il parere. Io semplicemente metterò uno schema di provvedimento bianco o puntini, se volete, nella parte relativa all'istruttore che deve compiere l'ente terzo. Tuttavia, entrando nel merito della domanda, e poi io con questo ho finito e cedo la parola alla mia collega, la dottoressa Benedetti, nel merito della domanda, che cosa evidenziamo? Che nel procedimento volto al rilascio dell'AWA, il SUAP, se non ricorrono gli estremi per indire la conferenza dei servizi, potrà sempre avvalersi, questo lo ricordiamo sempre, l'abbiamo detto anche l'altra volta, potrà avvalersi del combinato disposto, qua siamo proprio in materia di SUAP, specifica, perché il collega ci poneva un quesito relativo all'AWA, potrà avvalersi del combinato disposto dell'articolo 38,3 lettera H del decreto legge 112 del 2008, che è la legge delega, vi ricordo, in base alla quale il governo ha poi emanato il DPR 160 del 2010, e l'articolo 7,3 del DPR stesso. Che cosa dicono? Il combinato disposto cosa dice? Dice che in decorsi termini, nel caso in cui non sia stato espresso il parere da parte dell'ente, io comunque chiudo il procedimento senza essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri. Ora, naturalmente, questo vale sempre, è un po' come il discorso della conferenza dei servizi, quindi questo vale sempre per quanto riguarda l'acquisizione, siamo in campo AWA, lo ricordiamo. Vale sempre per l'acquisizione dei pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, a meno che, come ricordavamo prima, non ci troviamo nel campo di applicazione dell'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera, in quel caso naturalmente il silenzio assenso non potrà applicarsi, ma negli altri casi sì.
E quindi il procedimento di AUA potrà proseguire, ma sempre ricordando che la norma prevede poi l'adozione del provvedimento di AUA da parte dell'autorità competente e il rilascio della medesima AUA da parte del SUAP. Quindi questi sono due passaggi assolutamente ineliminabili e imprescindibili. Quindi a queste Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Non so se mi vedete, si è chiuso tutto. Ok, allora, mi vedete? Ok, male, ma sì. Allora, dunque, andiamo per ordine. Dunque, prima di rispondere a le numerose domande che ho, diciamo, già visto essere arrivate durante la presentazione del mio collega, vi presento il quesito che era stato posto l'altra volta. Il quesito era stato posto dalla provincia di Treviso e il quesito aveva ad oggetto una particolare procedura in materia ambientale che credo, come dire, ormai nota a tutti, ovvero legata all'articolo 27 bis del codice ambientale. L'articolo 27 bis del codice ambientale introduce quello che viene definito PAUR, ovvero il provvedimento di autorizzazione unica regionale. Il provvedimento di autorizzazione unica regionale, di che cosa si tratta? Si tratta di un procedimento avviato, diciamo, dalla su istanza di parte, nell'ambito del quale, oltre a richiedere il giudizio, il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, il proponente può indicare di richiedere contestualmente anche il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori, non solo previsti nell'ambito ambientale, ma anche previsti, diciamo, quelli ulteriori previsti per la messa in esercizio, la messa in funzione dell'impianto rispetto al quale deve essere fatto il giudizio di compatibilità ambientale. Quindi, che cosa di fatto si tratta di un procedimento autorizzatorio unico che mette insieme nell'ambito della conferenza di servizi simultanea prevista dal comma 7 dell'articolo 27 bis, il momento decisionale sia rispetto all'ambito ambientale, sia rispetto a tutti gli altri atti autorizzatori. Pensiamo ad esempio a un permesso di costruire o ad un'autorizzazione integrata ambientale o ad una paesaggistica, insomma, a tutti quegli ulteriori elementi necessari per avviare effettivamente l'attività da parte del privato. Allora, la domanda che veniva posta, scusate, io con questa telecamera ci faccio un po'. Ok. La domanda che ci veniva posta era relativa all'applicazione del silenzio assenso endoprocedimentale, quindi quello previsto nell'ambito dell'articolo 17 bis, nelle diverse fasi in cui si articola questa procedura, ed in particolar modo in una delle primissime di queste fasi, ovvero quella legata all'esame della completezza documentale. Allora, credo di aver riportato per vostra, diciamo, per comodità, diciamo, per evitare di cercarlo altrove, i commi che vanno dal primo al 7 dell'articolo 27 bis, che appunto disciplina questo procedimento di competenza esclusivamente regionale. Quindi si tratta solamente dei casi in cui i progetti siano sottoposti a VIA di rilevanza e di competenza regionale. E, come vedete, come molti di voi già sapranno, nell'ambito di questa procedura, come si mette insieme di fatto la procedura
di valutazione di impatto ambientale che segue degli schemi procedimentali suoi propri, con la valutazione legata al rilascio delle ulteriori autorizzazioni. Che cosa voglio dire? Voglio dire che di fatto l'amministrazione competente a rilasciare il PAUR, seppur ovviamente sottoposta alla valutazione discrezionale di ciascuna regione che decise propriamente nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, sarà verosimilmente attribuita all'autorità amministrativa competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, che è l'autorità che conosce tutta la tempistica legata al giudizio di compatibilità. Anche qui, sempre ribadendo il concetto che ha poc'anzi ribadito il mio collega, il fatto che un'amministrazione non sia più un'amministrazione procedente, ma sia un'amministrazione interveniente nell'ambito di una conferenza di servizi indetta, da un altro soggetto, non significa che perde le competenze legate alla, valutazione, necessaria al rilascio di quell'autorizzazione specifica. Significa semmai che perde le competenze di amministrazione procedente. Faccio l'esempio, nell'ambito di se venisse richiesto di attivare un procedimento di autorizzazione unica regionale, chiedendo simultaneamente sia il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, anche ad esempio il permesso di costruire, il comune non perde la propria competenza a valutare tutte le condizioni per rilasciare il permesso di costruire, ma lo fa all'interno di una conferenza di servizi non più indetta dal comune stesso, ma indetta dall'autorità competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale. Questo quindi, come dire, distinguiamo il caso delle competenze legate all'esercizio di una funzione pubblica dalle competenze invece legate alla gestione amministrativa di un procedimento. Ho chiuso la parentesi. Ritorniamo al quesito. Il quesito era quello di verificare l'applicabilità dell'articolo 17 bis nell'ambito delle diverse fasi che caratterizza questa procedura. Le fasi che caratterizzano questa procedura possono essere sintetizzate a grandi linee in tre macro categorie, che sono la prima, la ricezione della documentazione da parte del proponente dell'amministrazione, da parte dell'amministrazione, che deve girare, inoltrare questa documentazione a tutti i soggetti competenti affinché questi soggetti competenti verifichino l'integrazione, completezza documentale per poi eventualmente richiedere integrazioni al proponente. La seconda fase è invece la fase di consultazione, ovvero è la fase nell'ambito del quale il proponente pubblica sul proprio sito o su altri, o attraverso altri strumenti la documentazione presentata dal proponente affinché si svolga la fase consultiva. La terza fase invece è la fase decisoria. La fase decisoria si caratterizza appunto dall'indizione di una conferenza di servizi, che è appunto quella che è disciplinata dal comma 7 dell'articolo 27 bis, che si svolge in forma simultanea, quindi si svolge direttamente con la tradizionale modalità che conosciamo, ovvero in modalità appunto contestuale, o in presenza o preferibilmente, laddove possibile, in modalità telematica. La domanda era quella di: è possibile applicare l'articolo 17 bis alle diverse fasi? Ed in particolar modo, è possibile applicarla nella fase iniziale, nella fase decisoria? Perché ovviamente escludiamo, gioco forza, l'applicabilità alla fase consultiva. Allora, se nella fase decisoria è già lo stesso legislatore che ci dice che ciò che deve essere applicato è il modulo procedimentale della conferenza di servizi. Quindi, quando entriamo nel modulo procedimentale della conferenza di servizi, quello che si applica è semmai il silenzio assenso
previsto nell'ambito della conferenza di servizi. Questo non significa, come giustamente ricordava il mio collega, che la conferenza di servizi si può concludere con un silenzio, perché non è questo, ma significa che nell'ambito della conferenza di servizi gli atti endoprocedimentali sono sottoposti a quei termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti, oltre i quali scatta l'assenso presunto. Quindi scatta la presunzione che l'amministrazione silente abbia rilasciato un atto di assenso senza condizioni. Qui apro un'ulteriore parentesi, non significa che il rilascio di un atto di assenso presunto significa automaticamente che verrà rilasciato un provvedimento positivo, ma significa che il responsabile del procedimento dovrà considerare nella sua valutazione discrezionale finalizzata a rilasciare il provvedimento finale, quell'atto come non un atto non dato, ma come un atto di assenso senza prescrizioni. L'altra alternativa nell'ambito del quale si potrebbe applicare il silenzio assenso è la fase iniziale, ovvero la fase in cui è richiesta l'integrazione documentale. La persona che ha sollevato il quesito si chiedeva se per velocizzare la procedura fosse possibile richiedere l'applicazione in questo caso silenzio assenso endoprocedimentale alla fase di integrazione della documentazione. La risposta al quesito, quindi limitata a questa fase, non può che essere negativa, nel senso che non è possibile applicare, non sembra possibile applicarsi l'articolo 17 bis, per una serie di motivi. Innanzitutto perché la richiesta di verifica documentale è una richiesta necessaria affinché poi il proponente adegui. Integri la documentazione o completi la propria documentazione affinché poi tutte le altre amministrazioni possano svolgere l'istruttoria finalizzata al rilascio dei propri pareri da un lato e finalizzata invece alla pubblicazione e allo svolgimento della fase di consultazione. Quindi l'articolo 17 bis invece si colloca in un'altra fase, cioè si colloca in una fase istruttoria del procedimento amministrativo. Non solo, l'articolo 17 bis, per come è costruito, prevede proprio che ci sia da parte dell'amministrazione la definizione di uno schema provvedimentale che possa essere sottoposto, quindi un'amministrazione A deve elaborare e predisporre uno schema di provvedimento che sottopone all'amministrazione B per avere il proprio atto di assenso. Quindi in qualche modo che cosa si fa? Si forma il silenzio assenso endoprocedimentale di fatto sulla base di uno schema provvedimentale che già esiste. Quindi se nel caso in cui l'amministrazione B non risponda, allora, ciò che vale è quanto detto dall'amministrazione A nell'ambito dello schema, del proprio schema di provvedimento. Ovviamente questa ipotesi non è applicabile nel caso di richiesta di verifica documentale, che spesso si comprende benissimo la richiesta da parte della vostra collega della provincia di Trento, di Treviso, scusate, perché spesso. Questa è una fase delicata in cui si allungano notevolmente i tempi, perché le amministrazioni o non si ricordano della richiesta o se ne ricordano troppo tardi e quindi hanno difficoltà a chiedere in modo esaustivo l'integrazione documentale e quindi si arriva poi in fase decisoria, quindi nell'ambito della conferenza di servizi, senza avere tutte le richieste e le
la documentazione necessaria e sufficiente per poter esprimere il proprio parere. Però questo, diciamo, è un problema che non può essere risolto con uno strumento di semplificazione, ma dicevamo con la collega, può essere risolto solamente con quanto già di fatto viene svolto, ovvero con un dialogo diretto tra le amministrazioni ed una sollecitazione continua da parte dell'autorità competente ad ottenere diciamo, quanto dovuto nei tempi indicati. Agevolando non solo la chiusura nei tempi del procedimento principale, ma anche la stessa amministrazione che deve richiedere le integrazioni documentali, proprio perché così è nelle condizioni, messa nelle condizioni ottimali per poter svolgere la propria istruttoria. Quindi in questo caso questo strumento di semplificazione non ci viene in aiuto. Qui vi ho riportato una diciamo proprio per completezza, un passaggio di una sentenza della Corte Costituzionale emanata nel 2000, emessa nel 2018, la numero 246, che specifica, dà delle delucidazioni rispetto a questo provvedimento unico. E che volevo quindi, diciamo, sottoporre alla vostra attenzione perché ci dice in che modo si caratterizza e di cosa si sostanzia questo provvedimento unico, autorizzatorio unico. E il passaggio è nel terzo pallino che vedete, ci dice la Corte, chiarisce che il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi di competenza, eventualmente anche regionale, di competenza anche regionale, saltiamo questa parte. Essa ha dunque una natura, per così dire, unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi, che, come è noto, riunisce in un'unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Quindi, secondo l'ipotesi già prevista dal decreto legislativo 127, che è quello che ha riordinato la disciplina della conferenza di servizi, in attuazione appunto dell'articolo 2 della legge 124 e ora disciplinato dall'articolo 24 del decreto legislativo 104, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Questo passaggio ve l'ho riportato perché ci consente di dare e definire una differenziazione rispetto invece al provvedimento che si produce nell'ambito, solitamente nell'ambito di una conferenza di servizi decisoria, in cui si dice che il provvedimento sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati previsti nell'ambito della conferenza. In questo caso, invece, il provvedimento è come se fosse un contenitore nell'ambito del quale si trova sia il giudizio di compatibilità ambientale positivo, che è condizione necessaria e sufficiente al rilascio di tutti gli altri titoli autorizzatori, e tutti gli altri titoli autorizzatori. Questo, diciamo, per chiudere nell'ambito, diciamo, la richiesta che era stata presentata nell'ambito della conferenza di servizi, o meglio, nell'ambito della disciplina degli atti di assenso previsti nell'ambito di questo procedimento specifico. Sempre, come ricordava il mio collega, abbiamo anche deciso, anche in ragione appunto del ritardo che sto accumulando, nella rispondere ai vostri numerosi quesiti che sono stati, diciamo, presentati nell'ambito dello scorso webinar, ad alcuni, quesiti, appunto che avevate già mandato. Qui vedete alcuni, diciamo, due quesiti, che in realtà, presuppongono la stessa logica, ovvero i quesiti sono legati al fatto se i vigili del fuoco non si esprimono nel termine previsto per il parere, per il rilascio della, compatibilità, legata alla prevenzione incendi. Nell'ambito di un procedimento di permesso di costruire, si applica il silenzio assenso?
oppure si applica il silenzio assenso in una conferenza sincrona se l'ENAC non esprime nessun parere. Allora, questi quesiti mi hanno diciamo, portato a individuare tre aspetti che secondo me è bene, in parte già lo ha fatto il mio collega, però è bene sottolineare, ovvero qual è. Quando scatta, di che tipo di silenzio stiamo parlando, e come capire se dobbiamo applicare il silenzio nell'ambito della conferenza di servizi o il silenzio nell'ambito, endoprocedimentale, ovvero, dell'ambito del 17 bis. Allora, innanzitutto è importante ribadire un concetto fondamentale. Il concetto fondamentale è che il silenzio assenso endoprocedimentale è ormai diventata la regola generale rispetto al quale rispetto a tutti gli atti di decisione che vengono assunti da più amministrazioni, quindi rispetto ad atti che vengono definiti di co-decisione. Cioè, ogni volta che per assumere una certa decisione l'amministrazione A deve sentire obbligatoriamente l'amministrazione B, allora in tel caso siamo di fronte ad un atto di co-decisione. Il silenzio assenso endoprocedimentale è stato introdotto per evitare che l'amministrazione A, alla quale il privato si rivolge, dica: non posso essere, non sono in grado di rispondere perché sto aspettando la risposta da parte dell'amministrazione B. E questi erano dei casi, numerosissimi che di fatto bloccavano, rallentavano il procedimento e quindi il rilascio del provvedimento finale. Di fronte quindi a questa esigenza è stato introdotto l'articolo 17 bis proprio come meccanismo di superamento di un ritardo patologico nell'ambito dell'amministrazione. Ok? Quindi ogni volta che c'è una codecisione si applica il silenzio assenso. Per capire se si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 17 bis o il silenzio assenso nell'ambito della conferenza di servizi, ci ricordava prima il dottor Roccasalva, di fatto l'unico strumento è quello del numero dei pareri richiesti, cioè se devo, per arrivare ad al mio provvedimento finale, io devo acquisire una pluralità di ulteriori atti di assenso, pareri, nulla osta, comunque siano denominati, allora in tal caso è necessario indire una conferenza di servizi. Quindi il silenzio assenso che viene previsto è quello che si innesta all'interno del modulo conferenza di servizi. Se invece per il rilascio del mio titolo autorizzatorio o del rilascio del mio provvedimento devo richiedere un unico atto di assenso, allora in tal caso applico l'articolo 17 bis. Ovviamente sappiamo che la cosa è anche più complicata. È leggermente più complicata rispetto a quello che noi stiamo definendo. Perché? Perché già la disciplina generale sul procedimento amministrativo introduce ha da tempo introdotto due ulteriori strumenti di semplificazione che sono legati da un lato al rilascio dei pareri e dall'altro alle valutazioni tecniche. Lì il problema, diciamo, qual è? È che se la richiesta che l'amministrazione ha fa all'amministrazione B è legata ad una valutazione tecnica, come potrebbe, quindi una valutazione, come dire, senza la quale l'amministrazione A non è in grado di poter, diciamo, procedere. Allora, in tal caso, il silenzio, la forma del silenzio che si applica non è il silenzio assenso, ma è il silenzio, quello che viene definito dalla dottrina come silenzio devolutivo, cioè la possibilità riconosciuta in capo all'amministrazione A di chiedere non all'amministrazione B, ma ad altri soggetti che hanno la medesima competenza tecnica al rilascio di quel parere. Quindi capisco che effettivamente non sempre è banale capire nell'ambito di quali pareri ci stiamo muovendo.
Se però abbiamo capito che la regola generale introdotta dall'articolo 17 bis è quello che quando c'è un atto di codecisione è sempre previsto l'atto di assenso, cioè il silenzio assenso, quello che va capito è la distinzione che è prevista dall'articolo stesso 17 bis, ovvero legata alla tempistica oltre il quale il silenzio assenso scatta. Cioè bisogna chiedersi qual è il termine oltre che deve consumarsi per potersi applicare il silenzio assenso. Quindi, partendo dal presupposto che si applica a tutte le amministrazioni, il legislatore poi che cosa ha fatto? Ha individuato delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, che sono specificatamente individuati, a cui viene riconosciuto un termine diverso, un termine più ampio, che abbiamo detto è di 90 giorni solo nel caso in cui, se non viene cambiata la disciplina, quindi a disciplina vigente, se ulteriori, solo nel caso in cui ulteriori misure, ulteriori norme di settore o regolamenti procedimentali non prevedano un termine diverso. Lo abbiamo approfondito l'altra volta con molta attenzione questo passaggio perché significa che il legislatore ha voluto per alcuni interessi sensibili riconoscere tutta l'attività istruttoria, tutto il tempo necessario per svolgere l'attività istruttoria che gli ha riconosciuto o il legislatore di settore o in alternativa la stessa amministrazione in sede di definizione dei termini procedimentali nella predisposizione dei vari regolamenti. Ho visto che in questo passaggio, per questo passaggio c'era già una domanda rispetto all'articolo, al famoso articolo 146 del Codice dei beni culturali che torna sempre in modo prepotente, in maniera prepotente, perché effettivamente è uno di quei pareri che spesso ha creato lungaggini procedimentali, un allungamento procedimentale del rilascio di un provvedimento finale. Allora, in questo caso il termine è di 90 giorni perché se noi leggiamo l'articolo 146 è di 90 giorni perché è di 90 giorni già attualmente la previsione riconosciuta dal legislatore di settore. Quindi già il codice individua per il rilascio del provvedimento o dell'autorizzazione paesaggistica una tempistica di 90 giorni perché si collega ai primi 40 giorni nell'ambito del quale spetta la regione ad un'altra autorità dalla stessa delegata la valutazione della compatibilità fatta appunto dall'amministrazione o regionale o non so, della provincia può essere o addirittura il comune che poi sulla base della quale viene predisposto una proposta di provvedimento che la regione o altra autorità invia alla sovrintendenza che valuterà nell'ambito degli ulteriori 45 giorni. Quindi di fatto, come dire, i 90 giorni si raggiungono già nell'ambito della procedura ordinaria. Quindi in questo caso coincidono e quindi si applica il termine di 90 giorni. È molto verosimile che i 90 giorni possano essere, non a caso sono stati indicati i 90 giorni, perché se ci ricordiamo nella modifica che fu diciamo, indicata nel 2009 dalla legge 69, della modifica dell'articolo 2 sui termini procedimentali della legge 24 del 90, quando si richiedeva alle amministrazioni di fare la ricognizione dei propri procedimenti e di associare a ciascun procedimento un termine procedimentale, di fatto si prevedeva come termine massimo quello dei 90 giorni, tant'è vero che i termini più lunghi dovevano essere giustificati, quindi doveva essere motivato, dovevano essere riportate le ragioni per cui quel procedimento non poteva concludersi in 90 giorni. Quindi c'era questi, diciamo, 30 giorni come termine ordinatorio, 90 come termine
diciamo, di normale amministrazione, e poi si passava ai 180 giorni che erano, come dire, previsti solamente come via eccezionale e sulla base della quale bisognava richiedere, fornire la motivazione. Quindi in quel caso siamo all'interno dei 90 giorni. Questo perché appunto c'è quindi bisogna capire quali sono i tempi. L'ultimo passaggio su cui mi soffermerei è l'attenzione che si pone quando si passa dallo sportello unico. Allora, anche qua il quesito, uno dei quesiti, quindi ritornando alle domande, in questo caso, a prescindere sia ai vigili del fuoco sia all'ENAC, in realtà rilasciano dei pareri che sono legati ad interessi. Seppur, come dire, sensibili, perché l'ENAC diciamo, rilascia un parere di compatibilità con diciamo, nell'ambito del rispetto della viabilità aerea, quindi si tratta, come dire, di porre l'attenzione alla sicurezza della viabilità aerea. E anche i vigili del fuoco diciamo, rilasciano un parere, quello della prevenzione incendi, sempre legato alla sicurezza. Ma siccome questo interesse non è stato espressamente indicato dal legislatore nell'ambito dell'articolo 17 bis e come è stato poi ripreso nell'ambito dell'articolo 14, che è stato ripreso pedissequamente, questi diciamo, interessi sono degli interessi che non fanno scattare l'allungamento dei tempi. Oltre il quale si applica il silenzio assenso. Quindi significa che questi interessi si applicano i termini più brevi previsti dall'articolo 17 bis o dall'articolo 14. Ricordiamo che nell'ambito dell'articolo 14 gli interessi che non rientrano nella categoria individuata, che sono gli interessi paesaggistico, ambientali, che mi scordo, vabbè, insomma, adesso basta leggere l'articolo 14. Si applica il termine più diciamo breve ridotto dei 45 giorni. Mentre invece, se si è un'amministrazione portatrice di un interesse sensibile, si applica il termine più lungo di cui abbiamo detto prima. Stessa cosa vale per la disciplina dei vigili del fuoco. Quindi non è che non si applica il silenzio assenso endoprocedimentale, perché questo abbiamo detto essere diventata una regola generale, ma si applica, bisogna capire quindi quali sono i tempi, la tempistica in cui ci troviamo. L'unico vero limite all'applicazione, come dice, ricordava il dottor Roccasalva prima, l'unico limite all'applicazione del silenzio assenso, sia nell'ambito dell'articolo 17 bis, sia nell'ambito dell'articolo 14 e seguenti, è riconosciuto ai casi in cui la disciplina europea preveda l'emanazione di un provvedimento espresso. Una delle domande che avevo già visto in precedenza era quello dove si trova l'elenco dei casi in cui la disciplina europea prevede un rilascio di un provvedimento espresso. Non si trova, perché in realtà la funzione pubblica ha cercato più volte di diciamo, chiedere al Ministero al MAT, al Ministero dell'Ambiente, una collaborazione per indicare con precisione questi procedimenti, ma in realtà purtroppo ancora non si è avuto una risposta. Quindi di fatto non esiste un elenco indicativo, seppur indicativo, di questi provvedimenti. Tranne, quindi, non so, a naso, alcuni ve li ricordava il dottor Roccasalva in precedenza, cioè quelli legati al riconoscimento e al rilascio del riconoscimento in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la valutazione di impatto ambientale, sul rilascio delle emissioni in atmosfera, insomma, ci sono tutta una serie di direttive che prevedono il rilascio del provvedimento espresso. Purtroppo però non abbiamo un elenco che possiamo fornirvi, perché ovviamente deve essere concordato con il Ministero di competenza.
L'ultimo aspetto era quello di stare porre attenzione anche al tipo di procedimento in cui si richiede il parere di codecisione, perché ci ricordavamo l'altra volta che il parere 1640 espresso dal Consiglio di Stato introduce un concetto fondamentale che è quello della non applicabilità della disciplina del silenzio assenso endoprocedimentale, cioè articolo 17 bis, nei casi in cui si passi dallo sportello unico. Cioè, quello che si vuole dire è che questa disciplina è una disciplina che si applica tra le amministrazioni pubbliche. Quindi non deve applicarsi nel caso in cui in realtà l'amministrazione pubblica sia semplicemente un'interfaccia di passaggio tra il privato ed un'altra amministrazione pubblica, come accade nel caso dello sportello unico. Allora dice, in questo caso in realtà non può applicarsi l'articolo 17 bis. Noi sappiamo però che se c'è il passaggio, quindi siamo di fronte, in alcuni casi è possibile che il passaggio dal SUAP possa, penso ad esempio al caso della scia, dalla richiesta di una scia che comporta anche la richiesta di un'autorizzazione, di un'unica autorizzazione. Allora, in questo caso si passa, il privato passa, è vero che passa dal SUAP, quindi che il SUAP fa l'interfaccia, però è altrettanto vero che la disciplina introdotta col decreto legislativo 222 consente al SUAP di indire una conferenza di servizi per acquisire quell'unica autorizzazione necessaria all'avvio dell'attività, all'esercizio dell'attività da parte del privato. In quel caso, quindi, il silenzio assenso che si va ad applicare si applica, ma si applica perché è quello previsto all'interno della conferenza di servizi. Quindi è necessario capire sia quale silenzio si applica e sia nell'ambito di quale procedimento stiamo operando. Quindi ogni volta che si indice la conferenza di servizi si applica quello nell'ambito previsto nell'ambito del modello o del modulo procedimentale conferenza di servizi. Mentre se siamo nel caso della richiesta di un unico atto di assenso, allora in quel caso si applica l'articolo 17 bis, ma si applica ad esclusione del caso in cui quell'unica autorizzazione sia stata richiesta tramite il passaggio dello sportello unico. Io ho finito. A questo punto ripasserei Sì, la parola a allora un Riccardo secondo che solo, intanto che continui. Riccardo accende la webcam e il microfono. Volevo ricordare che tutto il materiale lo troverete nel nodo 220090, che è la stessa pagina di eventi nella quale vi siete iscritti, ma nella serata di oggi. A questo punto lascio la parola nuovamente a Riccardo. Grazie Paola. Allora, alcuni quesiti che sono stati posti sull'argomento che ho trattato io, in particolare cercherò di rispondere almeno a 3-4. Allora, il primo, che un collega della Regione Sicilia chiede, in merito al silenzio assenso, la legge regionale 7 del 2019, che per chi non lo sapesse è quella che di fatto ha calato, diciamo, la 241, proprio nella regione siciliana, quindi diciamo oggi è il testo vigente di riferimento per i procedimenti amministrativi in Sicilia. Dicevo, questa legge ha stabilito che nei procedimenti a istanza di parte non si applica il predetto istituto, quindi il silenzio assenso, agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, e ai casi in cui la normativa dell'Unione Europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi. Ok? Nonché ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Pertanto, alla luce della richiamata normativa, nel procedimento ambientale AUA non si può applicare il silenzio assenso. Chiedo un suo commento. No, in effetti, mentre parlava Mariangela, mi sono andato a leggere al volo, insomma, la legge. Non è così.
Nel senso che quello che lei ha, che il collega insomma, ha indicato è l'articolo 29 della legge regionale, proprio un estratto dell'articolo 29 che si riferisce al silenzio assenso cosiddetto provvedimentale, cioè quello che nella 241 corrisponde all'articolo 20. Quindi è il silenzio assenso che si forma su domanda di un privato. E infatti quello che vi ho letto, virgolettato, richiama i casi di esclusione del silenzio assenso, richiama in maniera molto ravvicinate, diciamo, i casi di esclusione a livello nazionale previsti dall'articolo 20,4. E il successivo articolo 30, invece, della legge regionale che disciplina il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni. E infatti, questo articolo 30 richiama in maniera molto fedele l'articolo 17 bis della 241. Così come anche in conferenza dei servizi, quello che abbiamo detto finora, circa l'articolo 14 bis, 4, no? Quello che dice che fatti salvi i casi in cui disposizione dell'Unione Europea, eccetera, si applica sempre il silenzio assenso. Questa norma appunto è richiamata a sua volta dall'articolo 18,4 della legge siciliana. Quindi ci sono, ravviso, una simmetria assoluta, insomma, fra quelli che sono gli istituti di semplificazione nazionali e almeno nella fattispecie quelli della legge regionale 7 del 2019 della Regione Siciliana. Quindi, per quanto riguarda il silenzio assenso provvedimentale, procedimentale e conferenza dei servizi, la casistica è trattata in maniera abbastanza speculare. Poi un'altra domanda interessante, che qua entriamo in un ambito non proprio tecnico-giuridico, ma come dire, di carattere organizzativo, se vogliamo. Non crede che più un processo verbale, forse della conferenza dei servizi, il principio della prevalenza delle posizioni espresse in qualche modo entri nella sfera di competenze non proprie del SUAP? Cioè, ci chiede in sostanza il collega, il responsabile SUAP può fare una simile ponderazione? Allora, io qua naturalmente rispondo da essere responsabile SUAP e quindi da, come dire, da privato e non chiamo in causa il Formez o il Dipartimento, quindi do una risposta assolutamente privata. È una criticità quella delle posizioni prevalenti espresse. Questo io l'ho sempre pensato. È difficile stabilire quando un interesse pubblico, perché una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 ci ricorda che la prevalenza va intesa con riferimento appunto al prevalente interesse pubblico sottostante. Però, ancora una volta, stabilire quale sia questo interesse pubblico prevalente rispetto a un altro non è operazione facile. Ricordo che prima, a livello nazionale, con la legge 340 del 2000, che poi è stata in questa parte abrogata nel 2005, nel 2005 poi è stato introdotto il principio della ponderazione dei voti. Prima invece i voti non si pesavano, ma si contavano. Prima c'era il principio della maggioranza, forse un criterio più brutale, però che se non altro aiutava il responsabile del procedimento, quale che sia, a chiudere in maniera più sicura le conferenze. Oggi, tra l'altro, nel testo unico dell'ambiente ci sono diverse ipotesi di conferenze che si possono chiudere a maggioranza. Troviamo ipotesi nell'articolo 208, il procedimento ordinario di rifiuti, nell'articolo 242 per le bonifiche. Quindi ci sono ancora delle ipotesi di conferenze dei servizi settoriali che possono chiudersi a maggioranza. Quindi la risposta è oggi questa è la norma e chiaramente dobbiamo applicarla sicuramente come dice la norma. Un altro paio di quesiti, se la sovrintendenza non si esprime in conferenza, il silenzio assenso vale al decorrere dei 90 giorni previsti per le materie sensibili? Sì, l'abbiamo detto, qualora non vi siano termini più lunghi o più brevi stabiliti da norme di settore o regolamenti governativi, sì, sono 90 giorni che decorrono in particolare non dall'avvio del procedimento, ma dalla data di invio. Quindi di ricezione della nota di indizione. Se lo faccio tramite PEC, naturalmente data di invio e data di ricezione chiaramente coincidono. Quindi, dalla data di invio della nota di indizione scattano i 90 giorni. Attenzione, questo dei 90 giorni, però, è una regola che ha una significativa eccezione che abbiamo già trattato nel webinar della conferenza dei servizi, che però a questo punto forse è utile ricordare. E cioè, se io convoco la conferenza contestuale ai sensi dell'articolo 14 bis, 6, quindi nei casi che abbiamo visto prima, cioè
sulla base di una preesistente conferenza semplificata, dove già in qualche modo gli enti hanno avuto modo di leggersi le carte, guardare il progetto, eccetera, eccetera. Quindi ho avuto pareri favorevoli con prescrizioni sostanziali, ho avuto pareri negativi costruttivi. Io convoco la conferenza dei servizi nella data che ho stabilito nella nota di indizione, e da quella data, quindi dalla data della prima convocazione, tutti gli enti, non soltanto gli enti sensibili, ma tutti gli enti hanno 45 giorni per esprimersi. Perché questa eccezione? Perché la ratio del legislatore evidentemente è stata quella di dire tutti gli enti, compresi gli enti preposti alla tutela degli interessi di rango costituzionale, hanno avuto modo in qualche modo comunque di leggere le carte del progetto e quindi già hanno contezza della situazione. Quindi per tutti, nella fattispecie, il termine non è di 90 ma di 45 giorni. Ancora, quando le prescrizioni degli enti non sono considerate sostanziali, quando non sono considerate sostanziali, quindi si può emettere la determinazione di conclusione positiva della conferenza senza passare alla fase sincrona? Beh, questa è come dire, una valutazione che è rimessa sicuramente alla discrezionalità tecnico-amministrativa del responsabile del procedimento, quindi non è possibile fare una casistica e dire in questi casi sì, in questi casi no. Naturalmente, bisogna valutare quando questi, eventualmente anche con interlocuzioni, volendo anche informali, quando appunto queste prescrizioni possono considerarsi una modifica sostanziale del progetto. In quel caso, appunto, ai sensi del comma 6, assolutamente va convocata la prima riunione della conferenza simultanea nella data indicata nell'atto di indizione. Un ultimo parere e poi ne ridò la parola a Mariangela. Allora si chiede, questa è una questione già affrontata nel gruppo di lavoro della conferenza dei servizi, però evidentemente la questione ritorna a proposito dei pareri dell'ARPA. I pareri dell'ARPA nei procedimenti di bonifica con conferenza dei servizi asincrona, se non pervenuti in tempo utile, determinano il proprio silenzio assenso? Allora noi a questa cosa abbiamo già risposto, in qualche modo lo trovate sulla pagina dedicata di Eventi PA, a proposito di un quesito posto proprio al termine del primo webinar dalla provincia di Pesaro Urbino, dall'ufficio ambiente, tra le altre cose chiedeva anche questo. Allora, l'ARPA, se non deve esprimersi in conferenza, ma deve dare un parere tecnico all'ente che deve esprimersi in conferenza, scusate il bisticcio, ma questo è il discrimine, non va tenuta in considerazione, cioè l'ARPA non è che vota se non è previsto da norme particolari. L'ARPA è un organismo di supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni che sono chiamate ad esprimersi in conferenza, ma l'ARPA in quanto tale non esprime un suo voto, è un ente di supporto tecnico, quindi in quanto tale la sua inerzia eventualmente potrà riverberarsi sul parere che deve esprimere l'organismo tecnico, ma non anche sui lavori della conferenza. Questo soltanto volevo dire. Mariangela, se hai tu qualche considerazione da fare, vuoi rispondere a qualche domanda, io ti darei la parola. Allora, alcune di queste domande in realtà richiamano alcune domande che sono già nell'elenco, soprattutto quelle specifiche di settore, a cui rimanderei appena pubblichiamo le domande, le risposte. E, non so, viene in mente i pareri che le commissioni locali per il paesaggio devono fornire alle amministrazioni comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzatorie paesaggistiche delegate dalle regioni sono soggette a silenzio assenso. Questo, diciamo, un altro concetto, che abbiamo ribadito nel webinar, diciamo, chiuso, ristretto, mettiamola così. E dunque, la logica sottesa alla conferenza di servizi è che tutti i casi che prevedono quelli che io chiamo pareri di secondo livello, ovvero pareri rilasciati da un'amministrazione affinché l'amministrazione chiamata direttamente a partecipare nell'ambito della conferenza di servizi possa rilasciare il suo parere, anche qui scusate, giro di parole,
dovrebbero entrare in conferenza di servizi. Questo principio noi lo troviamo espresso nell'articolo, mi sembra che sia il 5 del decreto legislativo 127 del 2017, del 2016, quello con cui si modifica la conferenza, la disciplina sulla conferenza di servizi, dagli articoli 2 agli articoli, dall'articolo 2 all'articolo 6 si fanno dei minimi interventi sulle discipline di settore. Mi sembra che sia l'articolo 5 quello che interviene rispetto al procedimento dell'autorizzazione paesaggistica. È interessante notare che quell'articolo non interviene in realtà sull'articolo 146 del codice. Quindi non c'è un intervento diretto nell'ambito della disciplina di settore. Ma che cosa dice quella norma, quella disciplina? Quella disciplina ci dice che il responsabile del procedimento invia la documentazione ricevuta dal proponente sia alla regione che, o ad altro ente dalla stessa autorizzato, quindi diciamo al soggetto competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, sia alla soprintendenza. Questo perché? Per costringere quindi i vari soggetti a svolgere in parallelo e in modo contestuale la propria istruttoria e per riportare nell'ambito della conferenza ciascuno la propria istruttoria. Quindi, siccome lì, per esempio, è stata fatta in modo espressa questo collegamento. In pratica, che cosa accade a seguito di questo intervento? Possono accadere due ipotesi. Il responsabile del procedimento invia la documentazione sia alla regione, immaginiamo che sia la regione che si è trattenuta la competenza, sia alla soprintendenza. Si può o si mantiene inalterato la sequenza sequenziale. Sequenza segue però è questo, cioè che significa? Significa che dopo 45 giorni, siccome abbiamo detto che il tempo coincide con i 90 giorni previsti nell'ambito della conferenza di servizi sincrona, quindi che cosa si può realizzare? Si può realizzare che la regione dopo 45 giorni continui a fare quello che ha sempre fatto, quindi dopo 45 giorni manda lo schema di provvedimento alla soprintendenza e ovviamente al responsabile del procedimento, e la soprintendenza sulla base di quello emana il proprio parere definitivo. Quindi di fatto il responsabile del procedimento, allo scadere del 90° giorno, ottiene l'autorizzazione paesaggistica, cioè ottiene il parere definitivo composto da entrambe le anime che caratterizzano questa autorizzazione. Oppure succede che ciascuna delle due parti, siccome ciascun soggetto in realtà guarda ad un aspetto diverso, cioè guarda all'impatto diciamo, della proposta per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, guardando tutele diverse, perché la soprintendenza guarderà il rilascio dell'autorizzazione rispetto appunto alla tutela dei beni, ai vincoli dei beni culturali che sarà imposto su quel bene, mentre la regione o il comune, spesso delegato, guarderà l'interesse diciamo, di quel progetto rispetto alla compatibilità urbanistica e paesaggistica. Quindi ciascuno potrà lasciare al termine dei 90 giorni il proprio provvedimento. Oppure può capitare che uno dei due non lo rilasci. In quel caso deve il responsabile del procedimento, che nel caso del SUAP può essere il SUAP, deve fare la valutazione e quindi deve dire sulla base di quell'atto di assenso cosa decide sulla base di quell'atto di assenso presunto, o uno o entrambi. Quindi questo significa che anche laddove ci siano delle discipline, ce ne sono moltissime effettivamente, in cui un soggetto rinvia ad un altro soggetto competente, ad un ulteriore soggetto, quindi il parere di secondo livello, diciamo così, la cosa più corretta sarebbe quella di inviare a tutti questi soggetti
la documentazione. Mi rendo conto che questo però presuppone sapere esattamente, conoscere esattamente ciascun procedimento, ciascuna richiesta di provvedimento che cosa ha alle proprie spalle. Perché non è detto che questa cosa sia conosciuta o sia, come dire, in qualche modo nota in modo semplicistico. La regione Sardegna ha fatto, diciamo, ha risolto il problema mettendo direttamente nella propria norma regionale questo fatto, cioè che tutti devono emanare il proprio parere nell'ambito della conferenza di servizi. Quindi ha di fatto interrotto l'idea del parere del secondo livello, quindi della sequenzialità di due pareri, riportando tutto a livello della contestualità. E questa dovrebbe essere la logica della conferenza di servizi. Mi rendo conto che tra la logica del legislatore, quello che voleva raggiungere il legislatore e l'aspetto pratico, spesso c'è il mare, quindi ci sono i problemi applicativi. Visto che abbiamo finito, direi che rimandiamo ai miei tempi lunghi di risposta, poi diciamo, e li inseriremo magari nei quesiti appunto sul silenzio assenso o anche questi a cui non abbiamo risposto direttamente oggi.